Giorgio Cantarini, 26 anni dopo. La vita è sempre bella. Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Per contenuti, servizi, anteprime, consigli su New York e Stati Uniti d'America, ma anche viaggi al femminile, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. In onore del quasi anniversario dall'uscita di uno dei film cult italiani, La vita è bella, ho il piacere oggi di ospitare nel canale Giorgio Cantarini. Buongiorno principessa. Sono passati quasi 26 anni da quel giorno in cui è uscito La vita è bella con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Vorrei un po' spulciare nella tua mente, tirar fuori un po' di memorie e cose interessanti che sono successe allora e da allora. Quindi per te ho la prima domanda. Ti vorrei chiedere come ti relazioni a quel bambino e cosa ti sei portato negli anni di lui. Intanto quando io mi rivedo, che capita di vedere il film, perché ogni tanto capita, sai, magari gli amici mi chiedono ce lo vediamo insieme, oppure se passa in TV e fanno il gioco, sai, ah ma lì è in TV e sei qua, ah, queste cose si divertono così. Quando mi vedo dico, ma quanto ero bravo, come ho fatto a essere così bravo a quell'età, più bravo di come sono adesso, perché vabbè, i bambini sono più bravi a recitare. Cosa mi porto dietro? Io penso la purezza di quel bambino di quando avevo 5 anni, secondo me l'ho conservata in buona parte, devo dire. Spesso mi dicono che ho gli occhi buoni, che ho gli occhi dolci, gli occhi buoni. E secondo me viene da questo, perché ho conservato questa purezza che viene ancora trasmessa così dai miei occhi, secondo me. Ok, quindi ti sei portato negli anni questo bambino? Sì, certo. Ma devo dire che secondo me ho una parte un po' bambinesca, appunto di purezza, di un po' di innocenza che me la sono portata anche in età adulta. Ma io sono d'accordo con te che secondo me uno dei segreti della vita è proprio mantenere la parte bambina di noi. Infatti quello che io dico sempre è che dovremmo essere tutti Peter Pan, di freschezza e di ingenuità che avevamo quando non sapevamo niente, no? Della vita e del mondo. Sì. Quindi a sto punto, relazionato a quello che mi hai detto, quante volte hai visto La vita è bella? Non l'ho contate, ma penso più di un centinaio sicuramente. Sì. Chissà se ti batterò mai. Sì. Poi andiamo alla domanda numero 2. Che impatto ha avuto nella tua vita essere il bambino della vita bella? Ovviamente in positivo e in negativo, perché penso che comunque ci siano stati momenti piacevoli, delle memorie indelebili, essere un po' identificato, targetizzato, no? Come e solo a volte magari il bambino della vita bella e essere riconosciuto solo per quello, quando in realtà hai fatto molta altra strada, hai molti altri traguardi che magari la gente non conosce, perché ti conosce come il bambino della vita bella. Ma guarda, secondo me aver fatto un film così importante, così da piccolo, insomma, ha portato tante sfaccettature poi nel tempo. Tipo, da bambino mi ha consentito, per esempio, di crescere più velocemente, che da parte è stata una cosa buona e anche una cosa negativa, secondo me. Nel senso che ho potuto fare tante esperienze, mi ha consentito di viaggiare, di essere presto in un mondo di adulti, per cui ho imparato presto a relazionarmi con gli adulti, a parlare davanti a tante persone, quindi cose che poi mi hanno aiutato nella vita. D'altro canto, a volte ho perso un po', quando magari andavo in giro, facevo certe cose, o so, a delle feste, per esempio, che ero molto piccolo, quando succedeva che mi riconoscevano, per me la festa, per esempio, era finita lì. Ah. Perché cominciavano poi tutti a chiedermi l'autografo, la foto. E comunque un bambino di 6 anni, 7, 8, no? Non è che apprezza troppo questo certo. Tipo di attenzione, non che vuoi giocare, no? vuoi divertirti, vuoi stare con gli amici. Quindi cercavo un po' di defilarmi un po', di non essere al centro dell'attenzione, perché essere riconosciuto per me voleva dire interrompere le mie attività che magari avrei voluto fare e dover comunque fare degli autografi, delle foto. Poi devo anche dire che alcune persone non si rendono conto che un bambino quelle attenzioni non le apprezza troppo, quindi alcune persone a volte si prendevano delle libertà, non so, di prendermi in braccio, di baciarmi. Comunque io capisco che è stato un personaggio così popolare, di forte impatto, che le persone quasi magari sentivano di conoscermi, sì, no? Certo. Però io invece non conosco loro e quindi a volte le persone non si rendono conto. E questa è la metto tra side negativo. Spiacevole. Sì. Quindi cioè te lo sei proprio portato negli anni questo ricordo, no? Forte dell'impatto che hanno avuto le persone su di te a quell'età. Sì, sì, e in più sì. Dicendo che sei cresciuto più in fretta, ti chiedo, ma le persone lo dicevano
che ti vedevano crescere più in fretta, ti vedevano più adulto dell'età che avevi? No, non credo che mi sia mai capitato, però spesso sì, comunque le persone magari si rendono, magari lo dicevano ai miei genitori più che altro, ah, vedi com'è maturo, com'è... sì, quello capitava, che diciamo sapevo comunque fin da piccolino comportarmi in società, tra virgolette, perché comunque ero stato abituato fin da piccolo a parlare con tante persone, a fare le interviste, però comunque ho sempre mantenuto il mio lato, cioè non è che le facevo da attore navigato, le facevo sempre comunque da bambino. E su questo è una cosa importante, che a volte i bambini che iniziano così presto a recitare rischiano di diventare dei piccoli attori, dei piccoli divi. Io invece, grazie ai miei genitori e a come mi hanno cresciuto, ho mantenuto sempre un po' quello spirito proprio di bambino. Ma anche di umiltà. Sì, anche di umiltà. Non è che mi approcciavo, sai, come un attore, un piccolo attore. Io proprio ero un bambino che veniva dal paese, dalla campagna, e ero me stesso. Volevo offrire un caffè, qualcosa a Giorgio, ma io lo chiamo Giorgio, ma niente, non vuole nulla. Giorgio, hai un momento preferito del film? O dell'esperienza? Ho dei ricordi a volte vaghi, perché comunque chiaro, ero veramente molto piccolo, quindi mi ricordo le cose che rimangono impresse a un bambino, quindi i momenti di gioco, i momenti di pausa, io nel cinema sono parecchi, se ci sono parecchi momenti di lunghe pause, e quindi alcune persone della troupe, compreso Roberto Benigni, cercavano di intrattenermi, di farmi divertire. Mi ricordo che mi fecero una specie di canna da pesca in cui io potevo pescare in queste pozzanghere che si erano create con la pioggia. E mi ricordo le armi finte, per esempio, dei tedeschi, che per me erano, insomma, non capivo bene, no? Dicono, queste sono armi, però erano finte. Oppure, le scenografie. Mi ricordo che, perché parte del campo di concentramento erano, una parte erano vere costruzioni, no, abbandonate, altre erano state ricostruite le facciate. E quindi io vedevo queste facciate e poi entravo nella porta e dentro non c'era niente. Immaginati, in 5 anni, vedere una cosa così sembra una magia quasi. Non so se ti ricordi la scena quando sono al Grand Hotel che ballano, che c'è tutta una stanza tutta bianca, grande, sì, un salone. Sì. Lì c'erano questi ascensori, io ero andato lì a andare con Roberto, con gli altri, insomma, per familiarizzare. Entravo in questi ascensori e che poi guardavo sopra e non c'era niente. Capito? Non è che erano degli ascensori veri, erano tutte scenografie ricreate. E per un bambino era una cosa strana, io non ricordo questa sensazione quasi di magia, dico, ma com'è possibile? Quindi vivevi una magia? Sì, certo. Bellissimo. Sì, sì. Immagino che con Roberto sei rimasto in contatto negli anni. Sì, sì, sì. Cosa ti ha insegnato Roberto? Secondo me a cercare di trovare dentro noi stessi la propria poetica. Cioè Roberto, quando lo senti parlare, no? Dice delle cose sempre emozionanti, che rimangono impresse, che ti toccano. Infatti. E quindi di cercare la propria poetica, di raccontare quello che tu hai dentro cercando di toccare il prossimo. Perché lui è una cosa che secondo me riesce a fare sempre meglio di quasi chiunque altro. Grande Roberto! Tornando alle memorie, se non sbaglio, in una delle interviste avevi detto che sei andato al provino con tua mamma. Ovviamente è difficile tornare a un bambino di 5 anni e a ricordare le emozioni che hai provato, no, in quel periodo. C'è un'emozione particolare che tu ricordi, collegata magari al fatto della felicità di tua mamma, di iniziare un'avventura, un'esperienza così unica? Io mi ricordo che quando abbiamo avuto la notizia che ero stato, alla fine, dopo tanti provini, che ero stato scelto io, ero stato preso io, i miei genitori lo dissero al resto della famiglia. Mi ricordo che ci fu una grande gioia collettiva, anche perché era inaspettato, perché nessuno della mia famiglia aveva niente a che fare col mondo dell'arte o del cinema. Anzi, noi abbiamo tutti, cioè, umili origini, comunque da un paesino di campagna di 15.000 abitanti. È stata una grande gioia per tutti. Io mi ricordo l'emozione di tutta la famiglia quando c'è stato questo annuncio che ero stato scelto per il film. Bellissimo, immagino te che saltavi. Sì, ma io ero inconsapevole comunque, cioè io ero contento, ma ancora non capivo bene. Poi quando mi hanno messo dentro il film, sì, capivo quello che stavo facendo, che era un film, una cosa anche grande, cioè, quello lo capivo.
Però inizialmente ero un po' inconsapevole, dai, non è che un bambino sa cosa deve fare, cos'è un film, certo, esattamente, come funziona. Però mi ricordo la gioia di tutti i miei familiari. Quando è venuta questa consapevolezza di aver fatto parte, di essere stato uno dei protagonisti di La vita è bella? Una consapevolezza che ho acquisito negli anni. Guardando il film negli anni capivo sempre più cose. Dico ciò che il film stava realmente raccontando, no? Anche del contesto storico, di quello che era accaduto storicamente nel film, che io magari inizialmente non avevo capito del tutto, e più lo rivedevo e più dei tasselli, insomma, inserivo tasselli per completare il quadro di quello che era questo film e dell'importanza anche che aveva avuto. Poi chiaramente quando ci sono stati gli Oscar, che c'è stata la cerimonia in TV e tutto, e io ho visto i premi che il film ha ricevuto e l'importanza dei premi che aveva ricevuto, ho capito che quello era un film, che era stato un grande film, che era piaciuto a tantissime persone. Se ti dico Lions Don't Hug, ti dico per me New York, lo collego subito a New York, che è questo spettacolo che ho fatto a New York nel 2020 per la prima volta, poi di nuovo ora nel 2023 a maggio di quest'anno. Tra l'altro è dove ci siamo conosciuti la prima volta. È dove ci siamo conosciuti la prima volta. Tornando al discorso consapevolezza, gli occhi con cui ho visto lo spettacolo quella volta e come l'ho visto adesso a maggio 2023, completamente diversi. Sì? Sì. Perché? Perché l'ho apprezzato molto di più e mi sono emozionata. Cosa che la scorsa volta non mi ricordo di che sia successo. In questi 3 anni che sono passati siamo anche migliorati noi come attori e abbiamo aggiunto ovviamente qualcosa in più. Comunque no, Lions Don't Hug per me è veramente uno spettacolo che mi porto nel cuore, perché ormai comunque averlo fatto 3 anni fa e poi averlo ripreso, fatto a maggio e poi di nuovo a settembre, è proprio ormai uno degli spettacoli, soprattutto il mio personaggio, che proprio fa parte di me, cioè me lo sento proprio mio, che posso farlo così tranquillamente. Ma sei tu. E sì, no, veramente. E poi è un testo comunque breve ma molto intenso, sì, no? Dove si comunque si ride e poi ti commuovi, e secondo me è veramente un grande risultato, perché 50 minuti scarsi di spettacolo, riuscire così, stando solo su una panchina in un ambiente asettico, sì, riuscire a far ridere e piangere è veramente un grande risultato. Sì, scaturire così tante emozioni in così poco tempo. Sì. Ho notato che comunque la folla è sempre molto presente, attiva a livello di reazioni. Sì, sì, sì. Devo dire il pubblico molto partecipe dello spettacolo, perché comunque è uno spettacolo molto intimo, no? Il pubblico è proprio là vicino. Poi nell'ultimo teatro, insomma, la Brooklyn Art House, dove l'abbiamo fatto, e puoi disporre tu le sedie come vuoi, quindi sì, abbiamo messo proprio a circondare un po' gli attori e in modo accogliente. Sì, c'è grande intimità, gli siamo veramente vicini al pubblico e insomma, si apprezza tanto così. Quindi per tutti i prossimi, perché non avete ancora le date, giusto? No, c'è questo, forse si farà una sera a settimana per tutto il mese di ottobre, ma non è ancora. Comunque, quando sarà confermato che mi aggiornerai, lascerò tutto qua sotto nell'info box, in modo che chi vuole venire a vedere lo spettacolo sa come trovarlo. Venite, mi raccomando. Concordo, let's go! Siamo praticamente al termine di questa piacevolissima chiacchierata. Ti volevo chiedere, chi è Giorgio Cantarini oggi e un tuo sogno? Beh, Giorgio Cantarini oggi io lo sto ancora capendo. Penso di essere una persona in continua evoluzione, cerco sempre di mettermi alla prova e di migliorarmi. Secondo me sono ancora nel percorso di capire esattamente chi sono e non mi sento ancora realizzato, anche forse non si arriva mai a quel punto che ti senti completamente realizzato. Uno voglia, magari aspiri sempre a un qualcosa di meglio ancora, di evolvere ancora e di migliorarsi ancora. Io mi sento che sto trovando esattamente chi sono. Forse non lo troverò mai, chi lo sa, magari sarò sempre alla ricerca, no? Non lo so. Alla ricerca della felicità? Eppure, perché no? Io quando... Beh, non lo posso dire perché sennò poi non si avvera, però spesso io mi dico, no? Che cosa vorrei? Voglio continuare o comunque essere felice. E non è che dico voglio essere ricco, che comunque se c'hai la felicità, se sei comunque, o aspiri a quella felicità, c'hai un obiettivo, sei completo, no? Non serve altro. E tu sei dell'idea che se lo dici non si avvera? Beh sì, dai, se tipo vedi una stella cadente, esprimi una cosa e poi la dici. Dipende, cioè un conto è un desiderio, un conto è un obiettivo, che a volte so la stessa cosa, no? Sì. Io nella mia vita mi sono sempre sentito comunque, la felicità ha sempre fatto parte di me, mi sono sempre sentito molto positivo.
nei confronti della vita, nei confronti delle persone intorno a me. E quindi sì, è un po' un modo di vivere, ma anche un desiderio, un obiettivo da continuare a coltivare, cioè continuare a riuscire a vivere la propria vita in modo da essere sempre felice e contento di quello che hai, che può essere tanto o poco. Ma... assolutamente, felicità, gratitudine in primis, essere sempre grati per quello che abbiamo, ricordarci di quello che abbiamo piuttosto di pensare sempre a quello che non abbiamo. Esatto. E più pensiamo a quello che abbiamo, più arriva quello che vogliamo che non abbiamo. Quindi la gratitudine. E un sogno è anche per me, più concretamente proprio, quello di un giorno scrivere, dirigere e interpretare un film. Sicuro? Sì. Succederà sicuro? Io penso. Diamoci un obiettivo, dai. Facciamo prima degli ANTA? Sì. Prima degli ANTA. Prima degli ANTA. Okay. Mi sembra un ottimo proposito. Ultima cosa, se ce l'hai o se ce n'hai più di uno, un tuo motto o una frase che ti porti nel cuore, qualcosa che ti ripeti tutti i giorni, qualcosa che fa parte di te, magari non è universale, magari in questo momento della tua vita. Una frase che ho letto da poco e non so neanche di chi sia, che però mi è rimasta molto impressa perché credo mi ci riconosco molto, ed è di agli altri tutte le cose meravigliose che vedi in loro, non perché ti amino, ma perché amino se stessi. Bello. E questo mi piace molto. Io mi sono reso conto ultimamente che mi piace riuscire a far vedere agli altri quello che magari loro non vedono in se stessi, magari la forza che hanno, le qualità che hanno, e magari scoraggiati da, a volte dalla vita, dalle persone, non lo so, il fallimento in alcuni obiettivi, non riescono a vedere invece le potenzialità che hanno. È importante far vedere agli altri quanto valgono. Hai già iniziato? Sì, ho iniziato prima di conoscere questa frase, sì. Io non te l'ho mai detto, ma io stimo molto quello che tu comunque hai creato qua, cioè che sei venuta a New York, stai qua da tanti anni, sei imprenditrice di te stessa con un carattere veramente tosto, e sei riuscita comunque a crearti il tuo spazio in un ambiente come quello di New York, così competitivo e vario, e questa è una cosa veramente da ammirare. Grazie. Facciamo vedere la mia light. Questa, Girl Boss. Grazie Giorgio, me lo terrò a cuore. Voglio dire che ho apprezzato tantissimo il tuo tempo e questo scambio, perché la cosa più importante dalle persone, sappiamo, no? Che è il tempo. Che ti auguro tantissimissima fortuna e non vedo l'ora di ritrovarmi con te a quella serata dove celebreremo questo tuo obiettivo e desiderio. Dai. Sarò la prima a portare una bottiglia di champagne e i palloncini sempre. Sì, i palloncini. Per una proiezione di New York. Sicuro. Magari. E poi la prossima intervista sarà festeggiare i 50 anni della Vita è Bella. Mettiamo a calendario? Allora mettiamo nel calendario, dai. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss e Giorgio Cantarini. Bye! No, no, aspetta, ci siamo scordati una cosa però. Il 29 ottobre uscirà al cinema Comandante, diretto da Edoardo De Angelis con Pier Francesco Favino. Un film molto molto bello, dove ci sarò anch'io. Parte dell'equipaggio di questo sommergibile italiano. E andatelo a vedere perché è veramente un bellissimo film. Quando torno in Italia, quindi andrò a vedere anch'io. Anch'io, magari uscirà pure in America. E abbiamo aperto la festa del cinema di Venezia quest'anno. Congrats! È andata alla grande. Awesome. Commenti e thumbs up. Bye!